Buongiorno, buongiorno a tutti, bellissimo essere qua in presenza, che non è per niente scontato in questa bellissima cittadina. E io inizierei subito a andare proprio al cuore della questione. Oggi parliamo di crisi, parliamo di origini scientifiche, storiche, ma anche narrative. E parliamo di catastrofi e anche di speranze, speranze concrete, che non è così banale questa sottigliezza. Quindi Antonello, io inizierei veramente dalla base, dall'origine, no? Chiedendoti due cose fondamentali. Un po' l'origine della storia climatica, in un certo senso, e dell'importanza che ha per noi in quanto esseri umani. E poi l'origine che a me ogni volta affascina tantissimo, della nostra consapevolezza che l'impatto dell'essere umano influenza il clima. Che pazzesco, possiamo condizionare il clima, noi esseri umani. E quindi anche di questo vorrei chiederti i dettagli. Volentieri, grazie. Grazie intanto di essere qui, grazie di averci invitato a chiacchierare. E allora, quando abbiamo cominciato a capire che gli esseri umani possono influenzare l'ambiente? Beh, diciamo molto presto, nel senso che dall'alba della storia umana gli umani hanno cambiato l'ambiente. Ma quando abbiamo cominciato a pensare che questo potesse essere dannoso? In realtà parecchio tempo fa. Uno dei primi è stato, diciamo in epoca moderna, scientifica, Alexander von Humboldt, grandissimo scienziato, oggi un po' dimenticato, almeno negli Stati Uniti e in parte dell'Europa, che è stato anche un grande esploratore e viaggiatore, il fondatore dell'idea moderna di natura, natura come ciclo, come insieme di connessioni, che durante le sue esplorazioni in Sud America si è reso conto di quanto danno facessero le piantagioni coloniali essenzialmente a monocoltura. Quindi non tanto nel senso di clima e certamente non nel senso di anidride carbonica, ma quanto potessero disturbare le precipitazioni, il ciclo dell'acqua, in generale l'erosione del terreno, queste grandi piantagioni. Infatti scrisse un libro proprio sull'effetto negativo, lui ha girato l'America del Sud e quindi era nel territorio spagnolo, quanto queste pratiche potessero essere dannose. Libro che ha avuto molto successo, specialmente in Inghilterra, perché si riferiva agli spagnoli. Quando però lui ha chiesto di poter visitare l'Himalaya e in generale l'India, che era controllata dalla Compagnia delle Indie inglese, gli si è detto no grazie, perché magari dici la stessa cosa che hai detto degli spagnoli. Quindi von Humboldt. Von Humboldt ha poi, c'è un libro molto bello di Andrea Wolf, proprio sulla scoperta della natura e che è la vita, la storia di von Humboldt. E ha ispirato altri, ha ispirato per esempio John Muir, come conservazionista, ma anche Henry David Thoreau, che sono stati tutti in qualche modo influenzati da questa visione. Ma un altro libro importante è quello che è Man and Nature, Uomo e Natura, di George Perkins Marsh, e parlo del 1863. Marsh è stato console degli Stati Uniti nel neonato Regno d'Italia, quindi in quegli anni era in Italia, ha soggiornato a Torino, poi a Genova, poi ha girato un po' l'Italia. In questo libro sostanzialmente pone proprio l'accento sul rischio della deforestazione, sul rischio della gestione inadeguata delle acque dei fiumi. Quindi parliamo di 150 anni fa, libro che è stato forse più considerato dai politici dell'epoca. Sono poi uscite una serie di leggi americane sulla protezione delle foreste, in senso anche utilitaristico, però che non forse sulla popolazione, sui lettori come noi. Ecco. Poi andiamo sempre a metà dell'Ottocento, una donna che ha fatto, una scienziata che ha scoperto
che l'anidride carbonica poteva assorbire e riemettere la radiazione infrarossa. È un Nietzsche Newton Foot che è poco nota, come purtroppo spesso capita, anche perché poco dopo John Tyndall, invece fisico molto noto, si è messo a lavorare sulle stesse cose, quindi in qualche modo ha oscurato questa prima fondamentale osservazione. Ma è stato poi alla fine dell'Ottocento, e arriviamo più vicini a noi, Svante Arrhenius, fisico-chimico nordico, scandinavo, che ha scritto un articolo che ancora oggi è da leggere sul fatto che l'anidride carbonica genera l'effetto serra e può avere un impatto negativo sul clima se cresce troppo. Quindi è una storia antica che va parecchio indietro, raccontata con le parole dell'epoca, chiaramente. È interessante che nello stesso periodo, più o meno, nella prima metà dell'Ottocento, i geologi hanno cominciato a capire che la Terra era molto più vecchia di 4-5 mila anni. Il lavoro di Lyell, Charles Lyell e di altri che hanno fondato la geologia hanno cominciato quindi a capire che c'erano delle forze che non erano necessariamente cataclismiche, ma che agivano per un tempo molto lungo e che la Terra poteva essere stata anche molto diversa da oggi e che la Terra poteva avere avuto un clima anche molto diverso da oggi, tant'è che Louis Agassiz per primo ha capito, mettendo insieme i lavori precedenti di Charpentier, di tanti altri osservatori, che c'era stata un periodo glaciale, un'epoca glaciale. È interessante che questo non è stato accettato subito. Ma come è possibile che ci sia un chilometro di ghiaccio? Sulle Alpi non lo si vede da nessuna parte. Sono state poi le osservazioni delle navi che andavano in Artico, quella era l'epoca dell'esplorazione dell'Artico, che tornavano con questi resoconti di muraglioni di ghiaccio in Groenlandia. E di lì è cominciato a entrare nella mentalità, diciamo scientifica, ma anche dei cittadini, che poteva essere veramente così. E così si spiegavano i massi erratici, le striature sulle rocce, eccetera. Tra l'altro Agassiz poi è emigrato negli Stati Uniti, uno dei primi scienziati europei, e ha fatto fortuna negli Stati Uniti, è diventato uno degli scienziati più famosi del suo tempo. Purtroppo non ha mai accettato la teoria evoluzionistica di Darwin, che sarebbe uscita di lì a poco, anzi fu creazionista, fu razzista, scrisse dei pamphlet sul fatto che insomma la differenza da queste cose, quindi diciamo ha un aspetto anche abbastanza oscuro, ma ha capito questa cosa. E allora, se andiamo alla prima slide che possiamo vedere, benissimo. Allora, da allora abbiamo capito parecchie altre cose sul clima. Innanzitutto la storia della Terra è vecchia di 4 miliardi e mezzo di anni ed è passata attraverso tutta una serie di epoche con climi molto diversi. Per esempio 600 milioni di anni fa, un tempo molto lontano, è stata quasi completamente coperta di ghiaccio. Andando più vicini a noi, invece, che diciamo ci interessa di più, vicini per modo di dire, 55 milioni di anni fa, la temperatura media era di circa 10 gradi più alta di oggi. In particolare, vedete le ricostruzioni di temperatura, il PTM, questo massimo termico di 55 milioni di anni fa, è stato molto rapido geologicamente. Ed è un mondo completamente diverso, con i poli completamente liberi di ghiaccio e così via. Attenzione però, molto rapido geologicamente vuol dire che la temperatura è aumentata di meno di 10 gradi in 1000 anni. No, scusate, in 10.000 anni. Quindi vuol dire un grado ogni 1000 anni, meno di un grado ogni 1000 anni. La nostra temperatura è aumentata di un grado in 100 anni. Quindi abbiamo un fattore 10 oggi rispetto all'evento più rapido che conosciamo del passato. Non posso dire non ci sono stati altri eventi altrettanto rapidi, ma non li conosciamo. Le uniche registrazioni che abbiamo sono di quel genere. E poi andiamo ancora più vicini a noi, che è l'oscillazione glaciale interglaciale. Questo è l'ultimo periodo glaciale che ha avuto un picco 20.000 anni fa, è quello studiato da Agassiz e dagli altri. E guardate un'ultima cosa, questi sono gli ultimi 50.000 anni,
La parte bassa è il picco glaciale. Guardate come varia la temperatura violentemente. Guardate invece come circa 12.000 anni fa, dopo l'ultima oscillazione parossistica, la temperatura è salita e si è stabilizzata. Quello è l'Olocene, l'epoca in cui viviamo noi, gli ultimi 10.000 anni, quando sono state sviluppate le civiltà, quando è stata sviluppata l'agricoltura. Prima non era possibile, sia perché era più freddo, l'Europa era una steppa, pioveva molto meno, era molto più arido il clima e soprattutto era estremamente variabile. Noi abbiamo beneficiato negli ultimi 10.000 anni la nostra civiltà da questa relativa stabilità e ci torneremo. Allora, perché tutte queste variazioni? Tutte queste variazioni, il clima è un sistema molto complesso, noi però focalizziamo l'attenzione sui due motori principali. Il motore ovviamente è la radiazione solare, no sole, no clima, chiaro che si congelerebbe tutto. Però questa radiazione solare che arriva sulla Terra in parte è riflessa dalla neve, dalle nubi e l'albedo, la frazione di energia che viene riflessa. In parte viene assorbita e riemessa come effetto serra. Quindi la riflessione dipende dal colore, vedete, per esempio l'Antartide riflette, le nubi riflettono, il Sahara riflette un po', le foreste e l'oceano invece assorbono. Ma senza andare nel dettaglio, invece quella che viene assorbita scalda la Terra riemette, l'energia riemessa viene assorbita dai gas serra, e vediamo quali sono, e poi scalda i gas serra e viene riemessa un po' verso l'alto e un po' verso il basso, con l'effetto di scaldare di più quello che c'è sotto e raffreddare di più quello che c'è sopra. Non è che si guadagna energia, ma viene ridistribuita. I gas serra, anidride carbonica, metano, vapor d'acqua i principali e poi altri. Vapor d'acqua è passivo, cioè più fa caldo più evapora e più ce n'è, però quindi amplifica quello che viene comandato dall'anidride carbonica e dal metano. Oggi metano ce n'è poco, ce n'era molto all'inizio della storia della Terra. E se andiamo avanti, cosa è successo allora in quel periodo parossistico del PTM, vuol dire Paleocene Eocene Thermal Maximum, cioè il massimo termico al confine fra il Paleocene e l'Eocene. Cosa è successo? Probabilmente all'inizio delle grandi eruzioni vulcaniche che hanno buttato in aria CO2, meno di quella che stiamo buttando noi, ma comunque hanno buttato in aria CO2. Le temperature sono aumentate. E probabilmente è stato l'Atlantico che si stava allargando che ha buttato fuori dalla dorsale queste cose, questo gas. Ma quello che importa è quello che ci importa adesso, cioè sulle eruzioni vulcaniche noi possiamo farci molto, sulle emissioni di gas serra umane sì, ma è quello che ci importa capire sono i meccanismi di amplificazione. Quella anidride carbonica buttata fuori dai vulcani non bastava per far crescere la temperatura di 10 gradi. Ci sono stati vari meccanismi e due sono particolarmente importanti perché sono attivi anche oggi. Lo scongelamento del permafrost, tutta l'Antartide all'epoca era coperta di permafrost, non di ghiaccio, c'era probabilmente suolo ghiacciato. Permafrost è il suolo permanentemente ghiacciato, se la temperatura aumenta si scongela. Cosa succede? Lì dentro c'è un sacco di materia organica, viene decomposta, butta fuori metano che poi reagisce e si trasforma in anidride carbonica. Quindi oggi, anche oggi, lo scongelamento del permafrost artico, in questo caso, è uno dei grandissimi problemi che rischiamo di dover affrontare. L'altro, ancora più diabolico, è lo scongelamento dei clatrati, cioè degli idrati di metano, che sono conservati sotto pressione a temperatura bassa sul fondo marino, sotto il fondo marino, e che se la temperatura aumenta possono rilasciare il metano contenuto. Quindi questi due meccanismi si pensa siano stati responsabili di questa crescita, ripeto, di un grado in mille anni, cioè 10 gradi in 10.000 anni. Questo lo saltiamo perché andiamo, diciamo, più in dettaglio, possiamo parlarne dopo, ma allora arriviamo a oggi. Allora, oggi cosa succede? Beh, oggi succede che più o meno 200.000 anni fa è apparsa una nuova specie che non si sa bene cosa ha fatto durante l'ultimo interglaciale 130.000 anni fa, ed è un argomento affascinante perché c'era già, ma non sembra che abbia fatto molto. Poi è sopravvissuta
probabilmente a spese dei Neanderthal, credo, durante l'ultima glaciazione, e poi in quel periodo di stabilità climatica ha dato origine a tutte le civiltà umane negli ultimi, diciamo, 10-12 mila anni. Però quello che ha fatto anche, a partire essenzialmente dalla rivoluzione industriale, la emissione di grandi quantità di anidride carbonica in atmosfera, che è di origine geologica, perché si vede che ha una firma isotopica, cioè ha una composizione che è quella caratteristica della materia organica, quindi del petrolio, del carbone, ed è prodotta essenzialmente dalle attività umane. Questo ha perturbato fortemente il sistema climatico, facendoci passare da 280 parti per milione di CO2, che erano prima dell'epoca industriale, a 420, e sta continuando a salire in realtà. Ricordo che 420 ppm, parti per milione di CO2, era la concentrazione che c'era 3 milioni di anni fa, prima dell'oscillazione glaciale-interglaciale, quindi era un mondo non così diverso come quello che vi ho raccontato prima dei coccodrilli al Polo Nord, ma era un mondo comunque molto più caldo e molto diverso rispetto a quello di oggi. Ecco, questi sono i problemi che abbiamo. Questo è l'effetto sulla temperatura, per esempio. Guardate gli ultimi 2000 anni, sono ricostruzioni di vario genere, guardate come sale bruscamente, cosa che sappiamo tutto, con tutti gli effetti, di cui parleremo poco oggi in realtà, gli effetti, perché insomma, si dice già molto. Allora, il punto di fondo qui è un evento nuovo, è un evento nuovo soprattutto per l'umanità. È bellissimo studiare lo snowball 600 milioni di anni fa, però insomma non dovrebbe più capitare. È bellissimo studiare il PTM come analogo di quello che succede se va tutto storto, però a noi interessa il mondo dove viviamo noi. E allora come facciamo a raccontare, a narrare, a trovare una narrativa che sia contemporaneamente rigorosa, corretta, ma abbastanza semplice da poter essere trasmessa a chi non ha le competenze tecniche per entrare nei dettagli, e che sia però sufficientemente coinvolgente per poter, diciamo, far capire che il problema c'è. E io qui darei la parola a Sara. Certo. Innanzitutto partiamo da una domanda chiave: perché è così importante narrare, raccontare? Cioè, non c'è la scienza, ci dai i dati, ci dai i numeri. Innanzitutto perché, come racconta lo psicologo e sociologo Paul Hoggett, è inutile pensare che gli esseri umani, date delle informazioni, dati dei dati scientifici, delle premesse, compiano la scelta più logica e razionale per affrontare il problema. Questa è una fallacia che è chiamata l'uomo iperrazionale, anche spookismo da Spock di Star Trek, no? Perché nella nostra razionalità intervengono le emozioni, intervengono le esperienze, i contesti di vita e anche i contesti quotidiani del momento. E tutto questo, se vogliamo affrontare un problema, una sfida colossale come quella della crisi climatica, è qualcosa di cui dobbiamo tener conto. E c'era uno scrittore cresciuto a Portland, in Oregon, all'estremo ovest, che poi cresce in Montana, nel Treasure State, nello stato del grande cielo, diventa uno dei più importanti scrittori statunitensi, William Kittredge, e diceva: noi viviamo di storie, non solo, noi viviamo nelle storie e diventiamo ciò che siamo attraverso le storie che ci insegnano a crescere in questo contesto storico, sociologico e culturale. E lo ribadisce Jaron Bruner, un grandissimo studioso, psicologo, sociologo, nella The Narrative Construction of Reality, che la nostra mente, attraverso la narrazione, non descrive, costruisce la realtà, ma anche il presente, non soltanto il futuro. E parliamo di una narrazione che c'è da che c'è l'uomo. Una narrazione che va dall'arte rupestre preistorica, alla mitologia dei popoli nordici, alla grande mitologia greca e romana che ha fatto la nostra cultura, alla scienza che non è altro che un'ulteriore forma di narrazione, una narrazione di numeri, di dati, con un suo linguaggio preciso che ci permette di costruire conoscenza, di soddisfare curiosità,
di cercare di conoscere il reale, ma anche di proporre delle prospettive, delle idee pratiche per costruire il nostro futuro. E appunto in un contesto così complesso, in un contesto così difficile da concepire mentalmente, perché incommensurabile, perché distante, perché si sono creati dei vuoti narrativi? Ne parlavamo anche ieri a cena, perché il mondo umanista è rimasto così distante da quella che è l'espressione della crisi climatica, fin tanto che quello scientifico ha detto: beh, ma noi comunicare non spetta, noi ci bruciamo il cervello di dati, numeri, grafici e scenari così difficili da mettere in pratica anche a livello proprio scritto, a livello teorico, che si prenda carico qualcun altro, no? E qualcun altro se ne è preso carico, non sempre nel migliore dei modi. Ma facciamo un breve excursus delle cornici narrative, quindi anche storiche e scientifiche, che hanno portato al tipo di linguaggio che utilizziamo oggi nel nostro rapporto con il mondo che ci circonda. E per non andare troppo indietro, io partirei proprio dall'Ottocento, da quando si inizia anche scientificamente a concepire l'importanza dell'impatto dell'essere umano sul pianeta. E partirei da Jefferson, che quando l'inchiostro doveva ancora asciugarsi sulla dichiarazione dei diritti di indipendenza, quando la Costituzione degli Stati Uniti d'America non era altro che una bozza scritta a mano dai padri fondatori, dichiarò: abbiamo una terra immensa di fronte, una terra immensa che dobbiamo addomesticare, dobbiamo migliorare. Il compito di ciascuno dei cittadini di questi nuovi Stati Uniti d'America è di migliorare questa terra. Migliorare voleva dire deforestare, urbanizzare, industrializzare, ma con una positività, una volontà di far bene. Non c'era una cattiveria pregressa in quello, era una volontà di far diventare quanto più umano possibile questo essere umano, di costruire dignità, di costruire libertà. Ancora una volta. E la costruirono. Gli Stati Uniti nell'Ottocento hanno perso il 60% delle zone boschive di quello che era all'epoca appunto lo Stato, per sostituirle appunto con grandi impianti, con agricoltura, allevamento, pascoli, industrie, poi le strade, poi le ferrovie. Ma non fu l'unica prospettiva, perché fu proprio in quel momento che anche a livello intellettuale iniziarono a nascere quello che divenne una guerra di idee sul nostro rapporto con la natura. Thoreau, lo citavi prima, che disse: grazie al Dio che non possono mettersi a tagliare giù le nuvole, se no le farebbero a fette pure quelle. E parliamo di Margaret Fuller, di tutto quello che è il gruppo trascendentalista, che parlava di un rapporto con la natura come sistema, in un certo senso, come parte, come essere umano che non è altro che una piccola fetta di questo tutto. Ma erano un gruppo di intellettuali, bianchi, ricchi, educati, informati, che non avevano altri problemi se non quello di pensare e di squisire su che rapporto abbiamo con l'essere vivente. Non dovevano arrivare alla fine del mese, non dovevano sfamare una famiglia buttando giù i tronchi per le segherie che poi portavano legno alla nascente città di New York. Non avevano altro di cui preoccuparsi e danno lo slancio a quello che poi, attraverso anche Ansel Adams, John Muir, che riprende i messaggi di von Humboldt, parlando ancora di panteismo, di questa importanza di conoscere la natura, di quello che viene definito l'ambientalismo bianco, ricco, privilegiato. L'ambientalismo che viene visto dall'esterno come qualcosa che può essere hobby, dopo la necessaria sopravvivenza. E ci portiamo ancora dietro, in molti casi, quella retorica vecchia e percepita come divisiva. E questo ha originato uno dei problemi centrali della comunicazione. E poi corriamo, e poi c'è il boom economico, l'industrializzazione, ci sono le grandi guerre. Impariamo la scissione dell'atomo, a costruire delle cose pazzesche e a pensare di controllare, di poter controllare il mondo naturale. E la ricchezza non è più soltanto soldi, economia, politica. La ricchezza è l'intelligenza dell'essere umano che quanto più controlla, quanto è più potente a livello mondiale. E poi c'è il cambio di paradigma. C'è quel famoso 1962, in cui una donna di origini modeste, una donna che non aveva frequentato nessuna delle grandi università, quasi autodidatta, nata fra l'altro nel campo della biologia marina, considerata all'epoca una quasi, non dico pseudoscienza, ma insomma da relegare fra le scienze minori, per così dire,
che scrive un libro, Silent Spring, Primavera Silenziosa, che raccoglie gli studi di una vita, gli studi di 50 anni di vita e di esperienza. Un libro che all'epoca viene accusato quasi di stregoneria, quasi censurato. Un libro che dice la scienza può essere fallibile. Un libro che dice noi, Stati Uniti, che usiamo per ripulire dalle erbacce i nostri giardini più veleni di quanto l'intera India per produrre tutte le risorse agroalimentari. Noi, Stati Uniti, stiamo distruggendo la nostra stessa vita. È un libro che non è né saggio né romanzo. È un libro che parla di scienza e parla degli effetti della scienza sul quotidiano e del modo in cui noi questa scienza la gestiamo, no? Parla del DDT, che all'epoca facevano addirittura ingerire e spruzzavano nelle case e che adesso è considerato un veleno pericolosissimo. Parlava della mancanza di studi sufficienti per conoscere le conseguenze dei prodotti chimici che venivano utilizzati all'epoca. E questo è quello che Kuhn potrebbe definire veramente una svolta di paradigma, a paradigm shift per usare le sue parole, perché nonostante venga demonizzato all'inizio, insomma veramente quasi censurato, quel libro cambia radicalmente il modo di pensare di milioni di persone, ma non solo quel libro, perché finita la guerra mondiale abbiamo capito che la scienza può essere bene, ma può essere anche male. Abbiamo capito che la scienza è fallibile, abbiamo capito che la scienza è strumento nelle mani degli esseri umani, che la scienza non è fine ultimo, non è Dio, la scienza è mezzo, la scienza è incertezza. E nel 69, pochi anni dopo, c'è il Californian Oil Spill. La Union Oil, una piattaforma petrolifera, perde 15.000 metri cubi di petrolio. E non siamo in Africa, siamo sulle coste della California, il granaio degli Stati Uniti. Una devastazione incommensurabile. E ci sono manifestazioni in tutto il mondo come mai se ne sono visti, che portano all'istituzione dell'Earth Day nel 1970. Un giorno simbolico, certo, 22 aprile. Però qualcosa si muove perché quello stesso anno andiamo sulla Luna e iniziamo a vedere le foto della Luna. Quella visione d'insieme. Quella visione d'insieme che ci fa vedere il nostro pianeta come quello che è, un puntino nell'universo. Ma un puntino verde, azzurro, marrone, blu, scintillante. Un puntino che in questo universo immenso è davvero unico e insostituibile. E tutto questo inizia a inserirsi nei discorsi degli scienziati. Ragazzi, il clima è in crisi, il clima è in crisi e la responsabilità è nostra. Ma tutto questo, d'altro canto, porta a un problema. Porta al senso di colpa e al senso di impotenza. Perché se la Terra è così piccola in questo mondo e noi così tanto di male siamo riusciti a fare, come possiamo pensare di cambiare veramente un meccanismo che non è solo scientifico, ma è politico, è sociale, è economico? Siamo in una via senza uscita, in una storia di retoriche vuote, di greenwashing generalizzato, inteso come le grandi multinazionali che si dipingono di verde senza poi cambiare nella sostanza. È l'ora delle retoriche anche del salviamo il pianeta. È l'ora in cui gli ambientalisti, che hanno avuto il merito di sollevare queste questioni all'attenzione sicuramente, non bastano più, perché non è più la loro lotta. Perché adesso che iniziamo a parlare di crisi climatica, adesso che veramente l'intelletto umano può dare sfogo al suo immenso e innato talento di vedere solo ciò che vuol vedere e di riuscire a non vedere quello che non vorrebbe vedere, beh, adesso c'è bisogno di cambiare il linguaggio, c'è bisogno di non parlare più di salvare il pianeta, c'è bisogno anche di non parlare più della terra alla febbre o di riscaldamento, che sembra che alziamo il termostato di un grado. E vabbè, come scrivo nel mio romanzo, coltiveremo angurie sulle Alpi e saremo tutti contenti. E qui ci saranno i datteri, invece di importarli dall'Africa ce li avremo sotto casa. Ma non è questo la crisi climatica. Non è questo. E cosa dire? Cosa dire? Quella che è la domanda. La domanda più grande, a mio avviso, di questi tempi. E l'unica che, per quanto loro, che da anni ci parlano di queste cose, da prima, da molto prima che io nascessi, loro
le ripetevano e le ripetevano e le ripetevano ancora. E questa è una domanda a cui non possono rispondere, l'unica che farà davvero la differenza. Decideremo noi, come società umana, di intervenire e affrontare la crisi climatica con gli strumenti che la scienza ci ha fornito e ci può ancora una volta fornire. Ma senza giri di parole, ma senza teorie pseudoscientifiche, senza transizioni ecologiche che si mascherano di finzione. Con la concretezza di quella che poi è la giusta speranza, di cui parleremo a brevissimo. E in questo la narrativa da cui nasce tutto questo discorso non serve soltanto a riempire un deficit informativo, perché i numeri, i dati ce li abbiamo. E leggete il suo saggio, e tanti quanti ce ne sono, effetto serra, effetto guerra, il saggio che ha pubblicato Pasini, ce ne sono tantissimi e ci sono tutte le informazioni. La narrativa no, la narrativa serve a fare da ponte, la narrativa serve a incuriosire, serve a parlare della nostra fine della giornata, prima della fine del mondo. Serve a parlare della complessità e anche a denudare i paradossi, le contraddizioni, le inconsistenze, anche dello scienziato in quanto essere umano. E attraverso questo, veramente a emozionare a tal punto, a incuriosire a tal punto, che poi le persone leggono il suo libro, che ha tutte le risposte, o cerca di dare gli strumenti per darci le nostre risposte, no? E questo ponte fondamentale, di cui parla anche il Festival della Mente, tra mondo umanistico e mondo scientifico, tra creatività e oggettività fattuale delle cose, è essenziale. E vorrei concludere questo breve ragionamento su quella che è la narrativa, anche la narrativa scientifica, con 6 punti chiave, no? Perché parliamo, la comunicazione non funziona, la comunicazione è qua, là. Ma quali sono, quali possono essere degli strumenti comunicativi efficaci per parlare di crisi climatica, sia nelle conferenze che nelle relazioni interpersonali, almeno da quanto emerge dai più grandi studi sociologici e antropologici? Senz'altro parlare di prossimità. Parliamo di qui e ora, parliamo del contesto e di quanto questa crisi è effettivamente globale, cercando poi di riferirci anche ai modellini e ai modellacci che fa la scienza, può influire nel contesto locale e nel contesto nazionale. Parliamo dell'Italia come hotspot climatico, subiremo le conseguenze magari anche il 20% di più del resto del mondo. E parliamo anche di Sardana. I problemi e le soluzioni che avete e che avrete qui non sono gli stessi che avrò nel mio Trentino, non saranno gli stessi che avrete a Torino o che ci saranno in Alaska, dove ho avuto la fortuna di vedere anche il modo radicalmente diverso di concepire questo problema. E questo qui e ora ci permette di ricondurre anche al quotidiano e a chiudere finalmente questa strada dell'laggiù, distante, a livello temporale e a livello anche spaziale, che ci permette di rendere sfuggevole e inafferrabile questa crisi. E da qui il secondo punto. Perché nella comunicazione si parla di strategie, di linguaggi, di parole, di retorica, ma c'è un elemento che si dimentica troppo spesso, che quello che conta davvero quando parliamo è ascoltare. È ascoltare. Perché le storie che io racconto a voi, sarete voi a rielaborarle e a tradurle in fatti, a ricondurle alla vostra esperienza. E se io non guardo voi, se io non ascolto voi e non capisco o mi sforzo di capire chi ho di fronte, le mie non saranno altro che parole vuote o ancor peggio, parole malinterpretate. E oltre ad ascoltare, un elemento che avevamo già citato prima, quello del senso di colpa, che fa male. Il senso di colpa annichilisce. Il senso di colpa, la colpa delle generazioni passate, è colpa della Cina, è colpa dei paesi in via di sviluppo che stanno inquinando, è colpa degli Stati Uniti e del Canada, che hanno un tasso di emissioni pro capite esponenzialmente più alto di quello nostro, è colpa del mio vicino, che fa male la differenziata, è colpa di quel disgraziato che mangia carne a colazione, pranzo e cena e in questo modo contribuisce a quel 15% di emissioni globali certificato dalla FAO e io che cerco di mangiare stuzzichini di verdura che costano anche un occhio della testa. È colpa, è colpa, è colpa. Ma la colpa non porta da nessuna parte. E allora parliamo di responsabilità. Facciamo questo salto con l'asta, veramente, per passare alla responsabilità. Perché la responsabilità
che viene, l'etimologia ci dice rispondere, rispondere anche a una crisi, anche a un'emergenza, ma la responsabilità è ciò che ci rende cittadini attivi, è ciò che ci rende veramente esseri umani. E da qui a un altro punto chiave, il concetto di opportunità. La crisi climatica non è una rinuncia, un sacrificio, un limite, è un cambiamento, ma il cambiamento sta già avvenendo, quindi indifferente, non è che possiamo evitarlo. Il cambiamento c'è già, punto e basta. Ma questo cambiamento, e me l'ha ripetuto Antonello, quando ci siamo sentiti la prima volta, noi non viviamo in un mondo giusto, noi non viviamo in un mondo equo. Questo cambiamento è l'opportunità di costruire un mondo, se non perfetto, più giusto, più equo, più rispettoso, sia dell'essere umano che del pianeta in cui l'essere umano vive, perché in questo modo facciamo i nostri stessi interessi. E questa opportunità vuol dire posti di lavoro sicuri, vuol dire innovazione, vuol dire istruzione, vuol dire parità di genere, vuol dire stare bene, perché la vita non è solo respirare. E quando parliamo di fine del mondo, non parliamo solo di morte e distruzione, parliamo di fine del mondo come lo abbiamo sempre inteso. Parliamo di fine di un mondo in cui possiamo stare bene, in cui possiamo vivere una vita dignitosa, in cui possiamo discutere di come migliorare la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, di dove possiamo raccontare storie e continuare a costruire ancora di più, un vero progresso e a lungo termine. E gli ultimi due punti, e poi passiamo a una ricapitolazione generale, uno semplicemente che già ci citavano Thoreau, già ci citavano Muir, insomma, ha un lungo percorso di cambiare le premesse, perché lo diceva Einstein, insomma, non lo dico io, non possiamo pensare di risolvere un problema se ragioniamo con le stesse premesse che quel problema l'hanno creato. E mi disse una ragazza brasiliana che ho intervistato pochi mesi fa, ma voi che pensate di portarci questo Green New Deal, queste nuove politiche e tutto il progresso del mondo? Ma voi non vi rendete conto che continuate a ragionare essere umano pianeta, essere umano ambiente naturale, come se fossero due cose distinte, separate. Ma noi siamo su questo pianeta. E il professore, se leggete il suo libro, ne avrete veramente tutte le informazioni. Il pianeta è cambiato tantissimo nei secoli, nei millenni. E non gliene interessa minimamente della nostra piccola presenza. Quindi finché non consideriamo che siamo parte di questo sistema, la soluzione è ben difficile da trovare. E è ben difficile da trovare ancora di più, e qui chiedo a te un'opinione veramente, se continuiamo a parlare da un lato di apocalissi, che è per definizione, l'apocalissi è per definizione qualcosa contro cui l'essere umano non può fare niente. Quindi se l'apocalisse arriva alla fine del mondo, noi non possiamo farci niente, andiamo a berci un caffè e va bene lo stesso. E dall'altro di speranza vuota, di falsa speranza, di andrà tutto bene. Ma con gli andrà tutto bene possiamo anche giocarci a freccette. Con gli andrà tutto bene non risolviamo senz'altro i problemi. E questo è sicuramente una fallacia di quella che è la climate fiction, che è la corrente narrativa che si sta occupando in questo momento di parlare di crisi climatica, che troppo spesso parla di fine del mondo. Parla di distopia, parla di un futuro in cui noi abbiamo già perso, in cui noi abbiamo perso tutto. Ma noi non vogliamo perdere tutto. E io non dico che la crisi climatica possiamo risolverla, non è vero, non è vero. Ma ci sono diversi gradi di vittoria e diversi gradi di sconfitta. E io credo che proprio in queste giuste speranze possa esserci un cambiamento concreto. E vorrei chiederti proprio questo. Cos'è secondo te la speranza vera, la speranza seria? Allora arriviamo a questa. Beh, è stato un discorso molto appassionato, indubbiamente. Allora, no, arriviamo a questo, però volevo prima dire ancora un paio di cose sulla narrazione. E cose importanti. La narrazione climatica fino a 10 anni fa più o meno era i figli dei nostri figli vedranno. Bravissimo. Poi c'è stata un'accelerazione assolutamente inattesa
E ripeto, come hai detto giustamente, non è il grado in più, ma è le alluvioni, le siccità, gli incendi, cioè quegli eventi estremi che costano in termini di vite, di benessere e in termini economici. E questo è aumentato enormemente negli ultimi 10 anni. Non possiamo dire quell'incendio è dovuto al cambiamento climatico, no. Però il trend, il cambiamento nel corso del tempo rapidissimo, più rapido di quello che si pensasse, si vede. Quindi la narrazione è cambiata da una narrazione è un problema che affronteranno i posteri a una narrazione emergenziale, con il rischio che dicevi, è finito tutto, l'ultima spiaggia, non so se vi ricordate quel film, non c'è più niente da fare, non è vero. Per esempio, la siccità è aumentata in Europa mediterranea, ma l'area bruciata dagli incendi è diminuita negli ultimi 20 anni, 30 anni, perché sono aumentate le misure di prevenzione e controllo, non dappertutto, ma in molti posti sì. E quindi possiamo fare delle cose. Il secondo aspetto sulla narrazione è il rivolgersi troppo spesso alla scienza per avere delle risposte assolute. Gli scienziati hanno detto che, punto, farà 42, tanto per citare un altro libro. Invece la scienza fornisce delle informazioni che sono affette da incertezza e da errore. Quindi la cosa più difficile, secondo me, è comunicare che c'è l'incertezza, che c'è l'errore, ma questo non vuol dire saltare alla conclusione opposta, allora la scienza non dice niente, perché dobbiamo prendere decisioni in condizioni di incertezza, imparare a gestire l'incertezza, cosa che facciamo tutti nelle nostre vite automaticamente. Quindi questi erano due aspetti sulla narrazione. Poi volevo ancora dire una cosa e poi andiamo al discorso utopia e distopia. Se possiamo vedere la slide. Il cambiamento climatico è ciò di cui parliamo oggi ed è forse l'emergenza principale che stiamo affrontando. Ma non è l'unica. Per esempio, la perdita di biodiversità è un danno interamente di origine antropica fortissimo. È indipendente, però può mescolarsi con la crisi climatica. L'aumento della popolazione umana, altrettanto drammatico. La perdita di habitat naturali. Se voi andate in Borneo e vi portano a vedere la meravigliosa foresta equatoriale del Borneo, beh, se per caso salite con l'aereo, vedete che c'è la strada dove vi portano, due file di alberi di qua e qua ci sono tutte piantagioni. Quindi è stata completamente devastata, così come in Brasile. E in Brasile è stato deciso che hanno diritto di fare quello che vogliono della foresta, perché loro, non loro, ahimè, di chi ci vive, ma di chi sta al governo. L'inquinamento, non ne abbiamo parlato, va un po' meno di moda, ma l'inquinamento da microplastica, per esempio, è ovunque. Altro aspetto, la rottura del ciclo dell'azoto. I fertilizzanti azotati che hanno permesso di nutrire un sacco di persone, per carità, però nello stesso tempo si usa sempre di più, sempre di più, sempre di più e ha completamente stravolto il ciclo dell'azoto, portando a eutrofizzazione e così via. Tutti problemi separati, ma che non possiamo affrontare in modo separato, perché sono poi collegati, perché poi interagiscono fra di loro. E allora, cosa si può fare? E possiamo fare delle cose, costa fare delle cose, ma costa ancora di più. C'è una stima che ogni anno che perdiamo nel prendere provvedimenti ci costerà enormemente di più poi riparare i danni. Quindi non è che si risolve tutto con la bacchetta magica, e risolvere costa, ma non risolvere costa ancora di più. E quindi abbiamo tutta una serie di azioni che possiamo fare, che qui ho citato, alcune anche discutibili. Lo stoccaggio della CO2, ci piace, non ci piace? Quale tipo di energia vogliamo? Queste sono le discussioni che dobbiamo fare. Non dire il mondo finisce, andiamo a prenderci un caffè, oppure non è vero niente. Esatto. Cioè, discutere su quali sono le soluzioni. E sostanzialmente il pianeta non è in pericolo, questo diciamo è importante, stiamo scegliendo il nostro futuro. Qui ci sono alcuni possibili futuri distopici, sono alcuni film e libri che forse qualcuno di voi riconosce. Oppure abbiamo anche
un'utopia che è probabilmente non realizzabile in quanto tale, ma possiamo provare a lavorarci, a lavorare verso quell'utopia. E qui cito, ci sono alcune figure interessanti, tanto per dare un'idea di... Beh, al centro vedete Lynn Margulis, grandissima biologa, una delle, che ha lavorato con Lovelock all'ipotesi Gaia, ma soprattutto ha scoperto che i mitocondri erano dei batteri, o comunque degli archi, o comunque degli microorganismi assorbiti dalle cellule, esattamente come i cloroplasti. Ridicolizzato, assolutamente non è vero, e oggi è, là, è quello che si accetta. Quindi la capacità di vedere un mondo molto più in interazione di quello che si pensava. A destra Vladimir Vernadsky, che all'inizio del Novecento ha scritto Biosfera, che è un primo libro sulla, sui cicli biogeochimici, oltre a Lovelock già citato, sotto von Humboldt, che per primo ha capito questa, questa necessità. E a sinistra Suzanne Simard, che, vero o falso, quello, cioè, poi diciamo, le cose possono essere sempre più complesse di come sembrano, ma ha scoperto la rete di micorrize che collega gli alberi in una foresta e permette una comunicazione in tutta la foresta, che è una cosa bellissima. E c'è un bel libro che è L'albero madre, che è una specie di romanzo in cui lei racconta... L'albero madre. L'albero madre. L'albero madre. E poi alcune possibilità, cioè qui ci sono due immagini, una finta e una invece dei giardini realizzati veramente in Asia, quella in basso, sul concetto di costruire con la natura, ma perché ne siamo parte, come dicevi, cioè non è che siamo noi e c'è il mondo naturale. C'è una corrente che è quella del solar punk, sì, no? Che dicevamo, e che è una corrente letteraria fondamentalmente di pensiero, insomma, in qualche modo, che è quella che punk, quindi come opposizione allo status quo, allo stato della... Ma solar perché non è scura, ma è solare ed è soprattutto basata sull'utilizzo di tecnologie che siano sostenibili, per esempio la fotosintesi artificiale, per esempio tutta una serie. Sono idee probabilmente che ci metteranno ancora a essere realizzate, però se viene soltanto la narrativa dell'apocalisse, vabbè. Qua non lavoro per niente. Esatto. Invece, se viene una narrativa di che cosa si potrebbe fare, quella stessa narrativa che c'era anche nell'Ottocento, che in parte recupererei. Sì. Poi si possono fare degli errori, però gli errori si possono correggere fondamentalmente. E con questo io ti ridarei la parola per una conclusione. Concludiamo allora. Grazie intanto per le possibilità concrete, no? Per far vedere che ci sono le possibilità concrete. Sono da migliorare, c'è da investirci, c'è da ricercare, c'è da provare, c'è da capire, ma si può fare. Quindi appunto, come invece di disquisire, disquisiamo sulle possibilità concrete. Questo è come meglio... Come dice la premiata Forneria Marconi, si può fare. Esatto. Vorrei concludere appunto con una, non è una storiella in realtà, è una leggenda tratta da Esopo, sulla speranza, no? Perché diciamo la speranza è l'ultima a morire, ma questo detto sembra che provenga dalla storia del vaso di Pandora e da Elpis, la dea della speranza, poi Spes per i romani. Si dice che in passato Zeus... per metterli alla prova, perché a Zeus piaceva mettere alla prova gli esseri umani, lo vediamo nella mitologia greca, un vaso, un grosso vaso, in cui chiuse, secondo Esopo, tutte le cose belle della terra e lo donò agli uomini, dicendo qui c'è grano, ma è grano sacro, non apritelo mai. Ma gli esseri umani sono curiosi, purtroppo o per fortuna, e quindi tolsero il tappo. Sotto il tappo e tutte le cose belle di questa terra sfuggirono finché Pandora, spaventata, corse e mise il tappo. E l'unica cosa che vi era rimasta sul fondo, schiacciata dagli altri che stava cercando di uscire, era la speranza. La speranza
l'unica rimasta fra gli uomini. Però questa speranza a noi non va più tanto bene, perché quella speranza lì, e ce lo dice l'etimologia, quella speranza lì vuol dire attesa fiduciosa della realizzazione dei propri desideri. Vuol dire andrà tutto bene. Quella speranza lì è una speranza chiusa in un vaso. È una speranza che ci teniamo dentro, senza lasciare agire. E dicevano gli dèi, che quel vaso fosse infrangibile. Eppure, se torniamo al presente, no? Quello che hanno fatto effettivamente le nuove generazioni in questi ultimi 2 anni, perché di 2 anni si parla, è stato prendere a sassate quel vaso e far andare via, filare quel tipo di speranza e chiedere una speranza nuova, una speranza propositiva, una speranza attiva, non un'attesa fiduciosa della realizzazione dei propri desideri, ma un impegno attivo e consapevole per il raggiungimento dei propri desideri, in questo caso di sopravvivenza, di futuro possibile, di possibilità di ricerca e di innovazione. E loro, io credo, hanno fatto questo. Sono riusciti a dare quello slancio comunicativo, perché in effetti di crisi climatica si è parlato negli ultimi 2 anni, nel bene e nel male, per carità, come non se n'era mai parlato prima. Però hanno dato solo uno slancio. Loro hanno liberato questa speranza. Ma adesso questa speranza non è da cercare tutta sulle loro spalle. Questa speranza è in chi continua a fare ricerca e ci dice ci sono possibilità, è chi si batte per mettere in atto quelle possibilità, chi controlla affinché si mettano in atto quelle e non delle possibilità menzognere che magari suonano simili ma in realtà sono tutt'altro e metta in atto delle finzioni non sempre simpatiche. Quella speranza è nel coraggio esasperato di chi stacca la plastica dalle buste delle lettere per fare la differenziata, e chi si informa per votare consapevolmente, perché sa che nella politica, nelle decisioni legislative ed economiche, risiede la gran parte delle possibilità. E la speranza è in chi riflette, in chi perde tempo a ragionare, a scuola oppure al lavoro. È in chi cerca di arrivare ad Andria, ai festival importanti, facendosi 20 ore di treno. E chi quei festival li organizza con coraggio ed dedizione. È in chi perde ore, giorni, giornate a scrivere saggi che siano comprensibili anche a chi non ne capisce niente o non ha la formazione scientifica di base, come anche me stessa. A chi perde tempo a scrivere romanzi sulla crisi climatica invece di scrivere cose di avventura che sono più divertenti e fruibili. È in chi sta qui seduto ad ascoltare, è in chi pensa alla conseguenza delle proprie scelte e chissà, come ripeteva Sartre, che anche ogni non scelta è una scelta e anche la non azione è l'azione. La speranza, a mio avviso, è in tutti coloro che nel piccolo, nel grande, nel medio, in ogni professione, in ogni situazione, in ogni condizione, in ogni contesto, lottano a modo loro e con i loro strumenti per spezzare l'indifferenza e la rassegnazione che uccidono tanto quanto l'ignoranza e la passività. La speranza, a conti fatti, non è nient'altro che nell'umanità. Aggiungo due cose. Se vi ricordate quella poesia di Sartre, no? Una poesia sul fatto che non rimaneva nessuno. Questa è fondamentale, cioè quello che dicevi prima. Cioè, io ero lì, però, spero fosse di Sartre, ma mi sembra di sì. Ero lì e sono venuti a prendere i miei vicini, ma erano comunisti. Sono venuti a prendere i miei vicini, ma erano ebrei. Non li ho difesi. E alla fine sono rimasto da solo, sono venuti a prendere me e non c'era nessuno che mi difendeva. Quindi questo è importante, l'agire insieme. Altra cosa, il WWF qualche anno fa ha realizzato dei filmati in cui c'era la voce
portante fuori campo di un attore e delle immagini molto belle. E c'è quello sulla natura, che ha la voce di Julia Roberts, che è una voce molto calda, molto bella, molto, e però che da bravissima attrice parla con una freddezza assoluta. E dice: io ho nutrito specie molto più grandi di voi, io ho sterminato specie molto più grandi di voi, io non ho bisogno di voi, siete voi che avete bisogno di me, io mi evolvo e voi vi evolverete. Quindi questo è un po' il concetto che dobbiamo considerare. Bene. Siamo come tempi? Perfetto. Perfetto. 60 minuti giusti spaccati qua, dobbiamo... Grazie.